Buongiorno, buongiorno a tutti, cari amici, care amiche, bentornati. Bentornati alla 22esima puntata di Biblioboom, sesto network. Oggi giornata straugiosa, ma non ci ferma nessuno, siamo in onda lo stesso. Buongiorno Francesco. Buongiorno, buongiorno. Giovedì 4 giugno, meravigliosamente 10.30, come dicevi tu, uggiosamente in casa. Però devo dire che lo sciabordio dell'acqua, il gocciolare di questa pioggia mi fa impazzire. Devo dire che sto bene anche a Cussi. A Cussi, a Cussi, sì, dai, si sta bene. Siamo più concentrati sulla puntata se piove, perché non abbiamo la tentazione di uscire, quindi verrà sicuramente meglio. Verrà bene, dai, perché pochino di più nei prossimi giorni si può anche uscire, hai visto? Siamo stati bravi, abbiamo dato tanti consigli su come comportarci, magari qualcuno ci ha ascoltato, adesso siamo tutti un pochino più liberi, stando sempre un po' attenti, però un pochino più liberi lo siamo. No, ma la cosa carina è che anche le regioni hanno aperto agli arrivi o gli inviti. Vedo che ci sono molte di quelle proposte legate soprattutto nei posti di mare, di montagna, quelli che si stanno accingendo a prepararsi per le vacanze, sia gli albergatori, sia chi fa turismo che chi dovrà andare in vacanza. Perciò c'è tutta una scelta quest'anno che è veramente consapevole. E sicuramente l'Italia, pochi in giro per il mondo immagino, ma siamo tutti un po' alle prese per capire il da farsi questa settimana, dove andare a farla e come farla. Sì, e poi adesso c'è anche da dire che qualche consiglio in queste 22 puntate su dove andare, cosa fare, li abbiamo dati, i giretti sulla Martesana, delle piccole biciclettate. Poi quando sarà tutto più fattibile ci aspetta l'Inghilterra, il Portogallo, la Svizzera con Pontresina, poi tu non mi ricordo che posto avevi consigliato, il lago di Garda, ci aspetta il viaggio quello bello negli Stati Uniti, insomma ci aspettano un po' di cose che vengono poi man mano declinate, perché noi lo diciamo da oggi, Biblioboom sarà sempre presente nel palinsesto di Sesto Network e insieme ad Elios porteremo avanti questo progetto anche nel futuro. E ecco perché abbiamo spostato un'unica mattinata di giovedì al giovedì, perciò tutti i giovedì da oggi per il resto, sicuramente per tutto l'anno prossimo ci saremo con Biblioboom, consigli, i viaggi, i letture, film, tutto ciò che sono come dire gli attrezzi del nostro lavoro e anche per garantire un'estate più tranquilla. Perciò andremo a consigliare libri, andremo a consigliare iniziative e attività che sono proprie di questo periodo. Eh sì, Francesco, siamo partiti così un po' per caso, ci siamo inventati un po' le prime trasmissioni per tenere compagnia a tutti i nostri ascoltatori e amici della biblioteca durante il periodo più duro, il periodo più tragico anche per alcuni versi del lockdown. Poi pian pianino ci siamo accorti che questa cosa funzionava, che piaceva, e quindi abbiamo ottenuto l'ok anche per proseguire questa nostra avventura su Sesto Network. Quindi anche a settembre, con una puntata alla settimana, proveremo a dare dei consigli, a tenere compagnia ai nostri amici delle biblioteche e non solo. È vero. Allora passiamo subito agli ospiti di oggi. Sono tanti, abbiamo personaggi interessanti, ma dopo il prossimo brano iniziamo con la nostra mitica Erika. Sì, Erika, immancabile. Immancabile, perciò partiamo e lo annunci tu il prossimo brano? Lo annuncio io, una canzone giovane di Imagine Dragon, Bad Liar.
Layer, Layer. Bad Liar, Bad Liar, Image Dragon, Dragon, sì, Francesco, dalla regia qua in casa mi dicono che è Liar, Bad Liar, però, quindi fidiamoci. Sì, ci fidiamo assolutamente, vabbè, però va bene, concedetecelo. Sesto Network, sono le 10:38 e stanno iniziando, sta quasi per partire i meravigliosi 10 minuti con Erika. Pronto? Pronto? Oh. Ciao! Ma buongiorno! Stamattina pensando a questo momento mi sono venuti in mente i cornetti di mais, ve li ricordate? I ciccipolenta, non lo so se voi li chiamavate così, da noi si chiamavano i ciccipolenta ed erano meravigliosi, non lo so, non so per quale questa motivo. Questa me la fai. lo spieghiamo nelle prossime puntate, il sì. Motivo, potremmo fare una puntata intera. Su questa amicizia, su queste degustazioni meravigliose. Buongiorno, ma dove sei? Ma sei in un ambiente, in una location meravigliosa, Erika. Basta, è scomparsa Erika. Adesso torna. Che poi, Francesco, noi che ci vediamo, eccoci qua che è tornata. Erika, mi sa che devi uscire. Pronto? Ciao le colleghe, le vediamo tutte. Ciao ragazze. Ciao, ciao, ciao. Ma che bello. Ma Erika, cosa state combinando? Cosa state facendo? Qual è il lavoro che state facendo in questo momento? Sì, allora stiamo facendo l'interprestito, che vuol dire che sono arrivate le casse con i libri da mettere pronti al prestito. Così le persone ricevono le email, ci possono telefonare per prendere appuntamento. Ricordatevi che siamo aperti da lunedì al venerdì dalle 4. Ogni tanto perdiamo Erika. Sì, connessione scarsa, però no, la riagganciamo subito. Sì. Erika, ti eccoci abbiamo perso qua, per un pezzettino. Stavi dicendo che arrivano le casse. Erika. Ti abbiamo perso un po'. Arriva, mi sentite? Ecco, adesso sì, sì. Meglio. Dai, no, stavi dicendo che arrivano le casse. Arrivano le casse, noi li passiamo pronti al prestito, così le persone ricevono l'email, che possono venire in biblioteca. Ricordatevi sempre di chiamare per prendere appuntamento da lunedì al venerdì dalle 14 alle 18, il sabato dalle 9 alle 13. E niente, oggi perché? È una giornata piovosa, però siamo pronti, venite, mi raccomando, a prendere i vostri. Sì, infatti ricordiamo che le modalità sono ancora sempre le stesse da quando abbiamo riaperto oramai 2 o 3 settimane fa tutte le varie biblioteche, alcune, non tutte, del consorzio. La modalità è sempre quella, bisogna contattare la biblioteca, prendere un appuntamento di modo che non ci siano assembramenti, si possa andare uno alla volta, giusto? Esatto. Erika, esatto, so che ci sono, c'è tanta gente che sta venendo, comunque nelle regole, organizzati bene, so che c'è tanta gente che sta iniziando a riprendere un po' il, come dire, il vizio della biblioteca. Sì, c'è tanta gente che sta venendo, la cosa un po' difficile è fare le prenotazioni, perché comunque bisogna farle tramite il catalogo online, o comunque... per chi non è capace, ha delle difficoltà nell'utilizzo del computer, può sempre telefonarci, facciamo le prenotazioni anche per telefono, e quindi diciamo che ci siamo organizzati molto bene, stiamo funzionando. Dai, siamo contenti, ma allora noi la presentiamo sempre così, giocherellando, la nostra mitica Erika, ma Erika è responsabile della pagina Facebook, perciò di un pezzo importante della comunicazione della biblioteca e dei servizi della biblioteca, perché si occupa di tutte e tre le biblioteche che civiche di Sesto San Giovanni. Perciò Erika, cosa ci hai preparato in questo, per questo Guarda, weekend? Guarda, ti ho preparato tre chicche, tre argomenti. Il primo, che è quello che è un posto che è uscito ieri,
che potete trovare sia sulla nostra pagina che anche sulla pagina del portale di testo, che è un cartone animato bellissimo di Giovannino Perdigiorno. Per me è uno scioglilingua. È bellissimo, veramente molto bello, con dei finali da fare assolutamente, dei giochi bellissimi da fare insieme, quindi guardatelo. Oggi invece, come ogni giovedì, abbiamo la nostra fotografia di Sesto in Scatti, la nostra Sesto, della bellissima Sesto Antica, quindi una foto in bianco e nero, e domani, mi raccomando, ore 17, non potete perdere il nostro appuntamento con la quinta puntata di In un mare di pari. Fantastica, come sempre io l'ho già vista. Perché... E solita domanda, quante visualizzazioni ci sono state di questo cartone animato? Un sacco. Tantissime, ma proprio tante, non possiamo fare neanche una stima perché ogni giorno comunque aumentano. Vengono sempre riviste, aumentano, quindi insomma diciamo che magari tra un mesetto daremo qualche numero. Bene, allora 8 o 9 sono le uscite, però quello che possiamo già iniziare a raccontare è che poi realizzeremo una traccia finale di tutti i cartoni, di tutte le puntate, in un'unica puntata, e la pubblicheremo dove alla fine della web fiction, del video racconto, poi faremo una con il totale delle puntate, cioè una tutta insieme. E sono contento perché sia questo lavoro che il lavoro che raccontavi prima di Giovannino Perdigiorno è un po' una partnership insieme a tutti i colleghi della biblioteca, la scelta dei materiali, la scelta delle modalità del racconto, scegliere il racconto, la selezione, insomma c'è stato tutto un lavoro che è fantastico. E poi come al solito quando va nelle mani di Erika Elios questi materiali diventano preziosi perché riesce a promuoverli in maniera eccezionale. Io sono andato a vederla, ma ci sono poche parole che rendono efficacissime tutte le pubblicazioni sulle nostre pagine. Sì, sì, soprattutto per gente, tra voi tre sicuramente come me, che con Facebook, tutti questi device, che ho imparato questa nuova parola, hai visto Erika? Oggi sì, che non è proprio un genio, è tutto molto, molto fruibile, tutto molto chiaro, e quindi brava Erika, complimenti. Grazie. Scusate, volevo comunque dire una cosa, che la canzone che ho scelto è una bellissima canzone, sì. Io ascolti so che non si fa, ma voglio dedicare con tutto il cuore a voi due. No, non si può. Ma no, ma scusa, ma proprio oggi, proprio questa che c'è il velo, un velo di un... Vabbè, però se proprio vuoi va bene. Allora, la canzone di oggi è una canzone importante, una canzone di Noemi che ha scelto Erika, ed è L'amore si odia, però io immagino che tu l'abbia scelta soprattutto per la meravigliosa, l'affascinante musica e soprattutto questa versione della Fiorella Mannoia con Noemi, immagino sia... Però dai, ascoltiamole insieme. Salutiamo Erika, che veramente facciamo i complimenti per il lavoro pazzesco che fa sempre per Facebook, per la biblioteca, ma soprattutto per queste meravigliose canzoni che sceglie ogni volta. Grazie, mi raccomando, Biblioteca Civica di San Giovanni, mi piace, seguiteci. Ciao Erika, ciao, saluta le colleghe. Ciao Erika. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Grazie, grazie a te e alle colleghe che sono lì a tenere aperto. Ciao.
Sesto Network, Sesto Network, sono le 10.50, con noi oggi un ospite speciale, sono felicissimo, felicissimo perché è un ospite, un collega e un amico che con cui condividiamo molto l'essere bibliotecari. Elios, oggi con noi c'è Mario Domina, bibliotecario, bibliotecario della biblioteca di Rescaldina e comunque referente, responsabile della biblioteca sezione ragazzi o della biblioteca. Mario, buongiorno. Della biblioteca, diciamo della biblioteca. Ciao a tutti innanzitutto. Buongiorno, buongiorno. Se sei un amico di Francesco allora sto tranquillo. Tutti i suoi amici che ha portato in Biblioboom poi ci hanno sempre dato dei gran bei consigli alla lettura. Buongiorno, è un piacere anche da parte mia di conoscerti. Piacere mio. Allora, con Mario condividiamo un sacco di esperienze lavorative. Però sono tutte quelle esperienze che secondo me sono un po' formazione lavoro. Lo chiamo così perché ogni qualvolta ci vediamo, da questi piccoli incontri vengono fuori idee meravigliose che ognuno di noi si porta a casa e le rende possibili per i propri utenti. Vero Mario? Verissimo, verissimo, sì sì. In questo lo scambio, la rete è fondamentale. Io ho imparato tantissimo dai colleghi bibliotecari e senza questa rete non saremmo niente. Sì, soprattutto forse in questo periodo, in questi ultimi 2-3 mesi oramai sono già passati quasi 3 mesi in cui non si poteva uscire di casa, la rete, tutti questi canali, appunto internet, la radio stessa ci ha dato la possibilità di essere più vicini ai nostri utenti, tutti quelli che venivano di persona a trovarci in biblioteca, a scambiare quattro parole, e le idee si scambiavano anche così, non essendo più possibile tutto ciò, sono riusciti a trovare tutte le informazioni che cercavano sui vari siti delle varie biblioteche. Ieri parlando con Francesco mi ha raccontato un po' chi eri, cosa facevi, e ho trovato molto, molto utile, molto interessante a proposito di rete quello che si trova sulla prima pagina del sito del CSBNO, che sto parlando di Liberi Estate 2020. Non dico altro e ti lascio la parola a te per raccontarci un po' che cos'è questa iniziativa a cui anche tu hai lavorato. Sì, allora è praticamente una iniziativa che da alcuni anni la Biblioteca di Rescaldina mette in piedi insieme a un gruppo teatrale con cui collaboriamo da molti anni per la promozione lettura, ovvero Radice Timbrica Teatro. In sostanza si tratta di un catalogo che è andato crescendo, perché poi negli ultimi anni è diventato un vero e proprio catalogo. All'inizio era solo un elenco di consigli per le letture estive dei ragazzi, parliamo di ragazzi dagli 11 ai 15 anni, quindi della fascia della scuola secondaria. Noi in genere questo catalogo lo presentiamo a maggio, quindi ci lavoriamo nei mesi precedenti, sono una trentina di titoli mediamente, sono appunto i nostri consigli estivi di lettura ai ragazzi, consigli che nascono da un principio che è quello del famoso decalogo di Pennac, quello che comincia con il primo punto è l'obbligo di non leggere, infatti il primo diritto del lettore è il diritto di non leggere, partiamo un po' da questo. Ma ovviamente se leggere è un piacere, appunto i nostri sono consigli per lo svago estivo che partono proprio dal rovesciamento dei famosi elenchi dei prof, insomma, no? Quegli elenchi che gli insegnanti danno obbligatoriamente da leggere, noi li abbiamo rovesciati in consigli che i ragazzi, se vogliono, prendono in considerazione, altrimenti no. La cosa carina è che noi presentavamo questi titoli, ovviamente utilizzando il canale scolastico, in genere invitavamo i ragazzi a venire in biblioteca, a muoversi dalla scuola laddove era possibile, noi presentavamo questi libri attraverso delle letture musicali, Radice Timbrica appunto, l'attrice di Radice Timbrica con l'accompagnamento di uno degli attori che suona la chitarra, e quindi
diventava anche un momento simpatico di scambio con i ragazzi attraverso delle installazioni, eccetera. Ovviamente quest'anno questo non è stato possibile, la scuola è appunto, c'è stato questo blocco di alcuni mesi, e effettivamente è stato anche difficile riproporre il catalogo, perché a un certo punto c'è venuto il dubbio di non riuscirci. Fortunatamente prima del blocco eravamo riusciti a raccogliere un bel po' di titoli, perché poi per fare questo catalogo significa leggere almeno 60, 70, 80 libri, da cui anche un centinaio, da cui poi selezionare i titoli. Fortunatamente eravamo riusciti a fare questa selezione prima del blocco, ci siamo distribuiti i libri, io, i colleghi e anche qualche amico, e ce li siamo portati a casa, e da casa li abbiamo appunto letti, selezionati. Alla fine abbiamo voluto fortemente arrivare al catalogo più degli altri anni, proprio perché, nonostante avremo qualche difficoltà a far arrivare il catalogo ai ragazzi, però appunto adesso abbiamo riaperto la biblioteca, penso che dalla biblioteca riusciremo in qualche modo, attraverso anche la rete, attraverso il sito del CSBNO, attraverso qualunque iniziativa, riusciremo a mettere in piedi, a far arrivare questi nostri consigli ai ragazzi. Per cui infatti il catalogo quest'anno ha una copertina speciale, si apre con, io purtroppo non l'ho ancora qui da mostrarvi perché è in stampa, dovrebbe arrivarmi a giorni, tra oggi e domani, ma si apre con un cari ragazzi, proprio scrivendo a loro dopo questo periodo così strano, e dopo e verso un'estate che sarà altrettanto strana, e come dire, condividendo con loro questa stranezza, ma dicendo: abbiamo voluto fortemente, ancor più degli altri anni, dedicarvi questo nostro lavoro, questi nostri consigli. No, è bello. Allora, noi abbiamo... Se c'è qualcuno che il volume è alto, di abbassarlo un attimo, perché c'è un ritorno in cuffia. Ok, sì, adesso va bene. Allora, no Mario, io vedo qua, perché come al solito ci mandi il PDF in anteprima, ed è meraviglioso quest'anno, perché la cosa carina è che poi questi materiali condivisi diventano strumenti per tutti i bibliotecari, per tutti i ragazzi, certo. Non è legata alla città di Rescaldina, ma è un lavoro che veramente è planetario. Chiunque può, volendo, e certo, chiunque può attingere ai meravigliosi consigli di Mario. Perciò questa era la prima cosa che volevo dire. La seconda cosa è una domanda, naturalmente. Mario oramai è 10 anni. Più o meno, giusto, che fa questo lavoro. Due domande. Uno, in 10 anni il libro che secondo te va assolutamente letto, andando proprio diretti, e la seconda è questa possibilità di aprirci agli ebook e agli audiolibri, cioè una riflessione dal tuo punto di vista. Allora, la prima domanda è un po' difficile in effetti, perché di libri ne sono passati alcune centinaia. Forse c'è un autore che credo si confermi uno dei più interessanti, che è l'autore di questo libro che abbiamo consigliato anche quest'anno, che è Lucas, ovvero Kevin Brooks. Lo abbiamo selezionato più volte, per cui probabilmente è un autore tra i più interessanti. Sulla seconda domanda invece, sì, noi abbiamo cercato di utilizzare anche, per quanto possibile, l'ebook. Abbiamo cercato di, come dire, tra tutti i titoli che abbiamo scelto, ci siamo anche preoccupati di andare a vedere quali fossero gli ebook disponibili, anche perché in questo modo, indipendentemente dal fatto che i ragazzi potessero o no venire in biblioteca, avrebbero potuto ovviamente leggere anche tramite i loro dispositivi, lo smartphone piuttosto che il tablet, eccetera, i libri. Ma questo secondo me è ormai l'aspetto che trovo interessante del lavoro di rete, è anche questo, cioè è abbastanza indifferente il fatto che, ovviamente, vabbè, ci sono ancora i nostalgici della carta, io sono uno tra questi, sentire sfogliare la carta è un'altra cosa, però per i ragazzi credo che sia assolutamente
non dico indifferente, però utilizzano nello stesso modo, in maniera molto spontanea, entrambe le modalità, insomma, sia l'accesso alla rete, sia anche ovviamente l'uso del libro, che piace anche a loro. Devo dire che ecco, forse in questo sono effettivamente sono vanno oltre le nostre categorie, evidentemente, quindi di questo occorre tener conto. Volevo fare una domanda a entrambi a questo punto. Voi che avete più sott'occhio la situazione dei ragazzi, c'è un incremento da parte loro nell'utilizzo di ebook nell'ultimo anno, negli ultimi anni, insomma? Questa è una bella domanda, Francesco, che dice. Adesso questa sarà una bella prova, credo, quest'estate, per vedere, visti questi mesi in cui probabilmente è aumentato, proprio, insomma, a partire dal fatto che loro hanno fatto questa prima esperienza. Poi non sarebbe simpatico chiedere a loro, interessante chiedere a loro com'è andata l'esperienza, non solo gli insegnanti, anche i ragazzi, questa esperienza di didattica, appunto, di digitale, e quindi probabilmente avranno anche utilizzato una serie di strumenti digitali di lettura, quindi anche per loro forse è stata la prima volta anche in maniera così forte. Io devo dire che l'ebook non è uno strumento che in questi anni sia stato, non mi pare sia cresciuto più di tanto. È cresciuta sicuramente la lettura digitale, la lettura senz'altro, la lettura dai dispositivi, non mi pare in particolare nella fattispecie dell'ebook. Ora vediamo, però magari cambierà qualcosa dopo questi due mesi. Sono d'accordissimo con Mario, diciamo che noi, che dice, il 90% del mio lavoro è promuovere la lettura. Certo che lo strumento che promuoviamo di più è il libro. La generazione di questi ragazzi che adesso leggono, lo fanno per il 90% sui device. Cioè loro leggono qualsiasi cosa, ma loro sono dei grandi lettori, perché noi, al di là del libro, ma loro leggono, sono dei grandi lettori, sono dei grandi lettori, io perché loro sono grandi lettori, la generazione che si ha letto di più da sempre, perché loro comunicano, non hanno più una comunicazione, cioè adesso non lo so, in parte non comunicano front, ma loro hanno le maggiori relazioni sono attraverso la scrittura e la lettura, perciò secondo me sono dei grandi lettori. Ma certo, quello che vogliamo promuovere noi è una lettura diversa, però devo dire che non sono sfiduciato, purché si legga, purché arriva il pensiero, purché arriva il, come dire, la lettura, purché arriva che ben venga con qualsiasi tipo di modalità, device, ebook, certo. video diciamo che la lettura del libro è una delle modalità che è giusto conservare, promuovere, laddove ci sono altre possibilità di lettura che hanno altre modalità, per cui secondo me questo potrebbe, quelle che vengono, insomma, che stanno questa generazione delle future, potrebbero essere estremamente fortunate, perché si trovano di fronte molte modalità di lettura, cosa che per esempio quando io avevo la loro età, questa era l'altra, allora, c'erano anche pessimi libri quando io avevo, erano anche brutti i libri, questa era l'altra riflessione che volevo fare. No, loro sono nativi di questo strumento, cioè noi ci siamo arrivati, abbiamo fatto una fatica pazzesca, tutti i giorni si aggiornava con delle modalità nuove, perciò noi siamo stati apprendisti e lo saremo per il resto della nostra vita. Loro invece nascono con questa modalità, perciò non faranno fatica, proprio una questione proprio socioculturale, ma legata all'evoluzione. Noi abbiamo fatto una fatica pazzesca, anch'io ricordo la mia meravigliosa collezione dei libri dei 15, dove il primo libro raccontava le filastrocche. Li riprendo, è bello, è fantastico, ma brutte illustrazioni, pesanti libri. Ma poi c'era anche una cosa culturale dove
non era possibile tenere i libri, non venivano dati ai bambini i libri, ma i libri erano uno strumento solo ed esclusivamente con accompagnate dall'adulto, quando io ero piccolo. Adesso invece abbiamo capovolto, noi abbiamo il libro come strumento gioco, il libro come modalità per attaccarsi, per intraprendere dei percorsi anche abbastanza relazionali tra genitori e bambini, cioè è uno strumento che è innovativo, ok? Certo. E questo secondo me rende più semplice, più semplice tutto, perché tu uno strumento che hai, come dire, attivo da sempre nella tua routine, nella tua quotidianità, è più semplice che doverlo scoprire. Quello che abbiamo fatto io, Mario, tu, Elios, nella nostra generazione, noi abbiamo scoperto il bello dei libri, ma vivendo, non ci è stato proposto come accade adesso. Sì, no, è vero. Adesso, mentre parlavi, mi veniva in mente un po' la mia cameretta, che penso che magari fosse anche la tua, dove c'erano questi tomi giganteschi. Io mi ricordo questa enciclopedia degli animali, erano 20 volumi, una quintalata di carta, credo, più o meno, che poi avrò aperto 10 volte in tutta la mia vita, ed erano qualche cosa di prezioso, quasi da non rovinare, da sfogliare con attenzione. Ed è vero, è un po' che non avevo mai fatto un po' questa riflessione che avete iniziato voi due, è proprio così. Volevo chiudere chiudere perché i tempi sono ristretti, ma con Mario è veramente un piacere pazzesco, però volevo chiudere con il fuori biblioteca. Mario ha un fuori biblioteca, che è questa passione per la filosofia, ha un blog meraviglioso che seguo e che mi dà veramente risposte non indifferenti, ma anche con i suoi piccoli video che raccontano di questi meravigliosi filosofi, che devo dire io nella storia della filosofia studiata non li ho sempre incrociati, perciò di questo ti ringrazio. Dai Mario, raccontaci questa tua passione. A proposito di nuove tecnologie, per me appunto tu dicevi, noi ci siamo in qualche modo dovuti costruire un percorso che andasse al di là del cartaceo, noi siamo cartacei, nasciamo analogici, adesso è stato un lavoro lungo effettivamente. Io all'inizio ero un luddista, io volevo prendere proprio a martellate il primo computer che mi è stato da infitto, diciamo, sul luogo di lavoro. E adesso invece, dopo molti anni, dopo questo lungo percorso di apprendimento digitale, eccetera, sì, gestisco un blog filosofico ormai da una quindicina d'anni, e ultimamente mi sono dilettato nel girare video, certo di qualità non eccelsa come quelli che vedo su TikTok. Stavo pure pensando di entrare in TikTok, per dire. Però vabbè, insomma, tu pensa dove sono arrivato. Comunque sì, questo progetto dei 100 video, dei 100 corti, sono arrivato ormai al 99esimo, sto per chiudere, la storia della filosofia raccontata in 100 corti, 3, 4, 5 minuti al massimo, e vabbè, poi ultimamente anche le videoletture da casa, dallo smart working, non è che ci fossero moltissime possibilità, e ci siamo dilettati, anche questo è un altro aspetto interessante. E Francesco conosce bene anche nel leggere, nel video leggere, tantissimi bibliotecari l'hanno fatto, credo un po' in tutta Italia, direi, con risultati notevolissimi. Io ho avuto dei riscontri, ogni tanto c'è qualche utente che arriva, qualche bambino che dice: cavoli, in questi due mesi che bello sentire i bibliotecari che leggevano, insomma. Quindi, perché Mario, bello. La riflessione adesso, al di là, volevo chiudere questo tuo bellissimo percorso legato alla filosofia, che è necessario, perciò io lo consiglio a tutti di andare e
ascoltare uno dei 100, dei 99, adesso aspettiamo il centesimo, io lo aspetto uno dei 99 micro video che raccontano in pillole meravigliose la filosofia, la storia della filosofia attraverso i filosofi e i pensieri e le loro idee. Ma l'altro aspetto era quello della lettura che noi ci siamo un po' inventati durante questo periodo, perciò le videoletture, le animazioni, tutto questo che noi che non siamo digitali ci siamo dovuti un po' trasformare e renderci anche noi, correre e stare al passo con i tempi, è stata fantastica. Ho ricevuto un sacco anch'io di riscontri rispetto alle storie raccontate, dicendo: ma perché non continuate e le tenete anche quando non c'è il lockdown? Vogliamo rifugiarci, è stata questa la parola meravigliosa di questa mamma con il suo bambino, vogliamo rifugiarci in queste storie nei momenti che possono essere giusti per la storia. E allora chissà, magari ci pensiamo, ne parliamo nei nostri prossimi incontri. SIAE permettendo, perché pare che il problema qui sia sia un po' la SIAE. Però secondo me fare accordi, vedere se riusciamo a risolverlo, non è un aspetto, sicuramente non è un aspetto legato ai quattrini, lo dico alla Francesco, ma è un aspetto emotivamente che può dare una mano come bibliotecari e come promozione alla lettura, ma soprattutto chi riceve queste storie, perché mi dice questa mamma e ci fra, perché noi questa storia ce la siamo ascoltata dopo il pranzo, prima del pranzo, quando c'era la necessità per noi di ascoltare una storia. Beh, bellissimo questo, grazie Francesco di aver condiviso questa cosa, bene. Bene, io Mario ti dobbiamo proprio lasciare perché il ritardo che si è accumulato è tantissimo. Noi ti ringraziamo perché veramente oggi c'è stata, ci hai regalato una perla meravigliosa di quella che è fare biblioteca. Direttore della biblioteca di Rescaldira, Mario Domina, che io spero, siccome questa è una trasmissione che ogni giovedì andrà da oggi e per tutta l'anno prossimo, insomma siamo nel palinsesto di Sesto Network, io spero Mario tu possa ritornare e condividere con noi altri tuoi meravigliosi progetti. Vorrei invitarti per un po' più per anche nell'aspetto specifico di quella che è una chicca legata alla filosofia, perché quella ce l'ho in mente, ma prima o poi ritorneremo. Perciò io ti ringrazio. Guarda Mario, anche da parte mia è stato davvero un piacere conoscerti e fare quattro chiacchiere assieme, e sicuramente mi aggancio a quello che stava dicendo adesso Francesco e ci risentiremo, mettiamola così. Allora, presto. Ciao Mario. Ciao Mario, grazie. Grazie, grazie a voi. Eccoci tornati, 11:15, è il momento, il momento delle mandorle, oggi cos'è Francesco? Mandorle, sempre quelle, no, 5 mandorle per restare giovani. Oggi sono 4 noci. Avevi finito le mandorle. Ma scusa, mi ha incastrato col boccone pieno, ma come faccio così? Cioè non è così che si presenta adesso il nostro super ospite, la nostra Antonella da Londra, che ci accompagnerà per un pezzettino di Biblioboom. Ciao Anto! Buongiorno, ciao a tutti ragazzi! Buongiorno! Buongiorno Antonella, con una fantastica camicia scozzese. Oggi sì. Come stai, Anto? Sì, la camicia perché oggi fa un po' freschino, si è abbassata la temperatura anche a Londra, purtroppo. Oh, finalmente. Vi annuncio che è nuvolo, magari piove. Ecco, no, come qua da noi, oggi giornataccia assolutamente. Che bella chiacchierata Francesco con Mario, grazie, non lo conoscevo ed è stato davvero un piacere. No, allora l'ho ascoltata anch'io con molto piacere, le cose che diceva appunto sulle nuove generazioni, come leggono eccetera, mi sono riconosciuta coi miei figli, tramite i miei figli e ascoltando, è proprio vero, loro leggono tantissimo online e hanno... Secondo me hanno più informazioni che avevamo noi, perché leggendo molto di più si muniscono di nozioni dappertutto, però
è bello anche ritornare al cartaceo, avere dei libri in mano, al profumo dei libri. Assolutamente, assolutamente. Beh, questo è il punto di vista di chi con i libri veramente se l'è dovuto sudare un libro. Cioè io nel senso che adesso regalo un libro ai miei, cioè ma no, un libro. Però quando io chiedevo al mio Babbo Natale il libro, dovevo aspettare che arrivasse sto Babbo Natale, era più complicato recuperarlo. Insomma, tutte questioni che adesso agevolano, perché è molto più semplice adesso, per fortuna, no, recuperarle. Ed è anche più semplice poterlo utilizzare come strumento di crescita. Un tempo non c'erano, non c'era mica tutta quell'editoria che lavora in questo modo sui ragazzi, assolutamente. Abbiamo parlato dei miei i 15 libri, che si chiamava I 15, dove ogni libro parlava di un argomento e il primo raccontava di storie di filastrocche, bellissime, fantastiche, però era senza illustrazioni, non era un albo illustrato, non era affascinante come libro, però devo dire che è rimasto e sarà per sempre il mio primo libro preferito. Bello. E il tuo libro preferito invece di quando eri ragazzina, bambina, Antonella, te lo ricordi? Avevo alcuni libri che mi piacevano. Uno era Il Giardino Incantato, che era un libro che ha fatto anche il film, Il Giardino Segreto. Ah, ok. Che era la storia di questo bambino malato che era rinchiuso in questa casa. Perciò già da piccola pensavi all'Inghilterra. Sì, era proprio ambientato in Inghilterra. Prima in India e poi in Inghilterra. Della brughiera, che mi appassionavano molto. Infatti ci sono descrizioni bellissime in questo libro. È fantastico, il libro è meraviglioso. Io sono rimasto male soltanto in quei 6 mesi di pioggia tutti interi, cioè nel senso che non ha portato fuori questi bambini, e poi una primavera splendida e un'estate meravigliosa. Fantastico, è un libro che rileggo tutti gli anni, perché com'è il titolo? Ripetilo, così poi. Il Giardino Segreto. Segreto. Ok, così consigliamo anche questo alla fine. Sì, bello. E invece il libro che ci vuoi consigliare oggi, Antonella, qual è? Sì, il libro che vi consiglio oggi, che tra l'altro è un libro di una scrittrice inglese che è ambientato anche in Inghilterra, e si chiama In Crosses in inglese, ma in italiano è Il Bianco e il Nero, e la scrittrice è Mallory Blackman. È un libro che leggevamo anche noi a scuola con i ragazzini degli ultimi anni della nostra scuola junior, che erano verso 10-11 anni, però poi hanno tolto perché secondo me è un libro per ragazzini un po' più maturi, quindi per adolescenti o giovani. E è la storia praticamente molto molto attuale, soprattutto visto quello che è successo in America settimana scorsa, come voi avrete sentito, cosa è successo appunto con l'assassino di George Floyd. E si è riacceso ancora appunto questo dibattito, questo grosso problema che esiste, è sempre esistito, ma adesso con i media, con i video eccetera, forse ci rende più partecipi dappertutto nel mondo, appunto, che è il problema delle differenze razziali. E in questo libro praticamente la storia di due ragazzi che è ambientato in un'Inghilterra diciamo futuristica, e praticamente è ambientato parlando di due classi razziali, praticamente come bianchi e neri. Però in questo libro le due classi razziali sono un po' invertite, per cui la classe dominante è la classe africana, praticamente, che ha diciamo colonizzato tutta l'Europa per centinaia d'anni, quindi un po' la inversione che invece purtroppo esiste in realtà. E ci sono questi due ragazzi che appartengono quindi a, qui vengono definiti come No and Crosses, quindi la loro il nome della loro classe, della razza sociale, e si innamorano, un po' in stile Romeo e Giulia. E purtroppo succederanno tanti eventi che appunto succederanno come in questi casi, e tra cui anche riot, quindi tra le diverse classi sociali,
e non vi dico tanto perché voglio che lo leggete, perché è molto appassionante. Perché l'Antonella fa un lavoro meraviglioso, tutti i libri che lei propone prima verifica se sono presenti anche sul nostro catalogo, perciò dall'Inghilterra, tu immagina che meraviglia. Grazie Anto. Sì, no, ho visto che lo avete, anche perché è un bellissimo, lo consiglio da leggere, perché appunto è anche molto attuale come tema e poi è molto molto bello. E hanno fatto anche, la BBC ha fatto anche una serie televisiva che potete trovare sul online su BBC iPlayer, che vi consiglio di guardare perché è molto molto bello, soprattutto le scenografie che usano, i colori. Hanno praticamente anche cambiato Londra, l'hanno fatta un po' versione africana, cioè molto 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 bello da guardare, sono 6 episodi. E niente, io ve lo consiglio tantissimo perché a me è piaciuto tanto, l'hanno letto anche i miei figli e è qualcosa secondo me che dobbiamo leggere soprattutto in questi anni. Che poi la traduzione dal titolo, aiutami Antonella che in inglese, come avrete capito, arriva fino a un certo punto. La traduzione, il bianco e il nero, è una traduzione un po' libera, diciamo, è molto italianizzata, perché in realtà il titolo spiegherebbe i simboli che si usano nel gioco del tris. Hai in mente, Francesco? Le crocette, sì, sì. E i pallini. E quindi le due classi sociali sono paragonate, diciamo, a questi simboli, non tanto al bianco e il nero, che magari per una traduzione italiana rendeva di più l'idea, però è legato, c'è anche un po' questo gioco di parole, di simboli legato alle due classi sociali. Infatti la scrittrice, lei l'ha voluto un po' usare anche come una metafora, perché il tris, come sappiamo, è un gioco dove ci sono due opponenti, il pallino e la croce, e tante volte nessuno vince, cioè c'è questa competizione praticamente dove magari vince uno, vince l'altro, però tante volte, quando si riesce a capire come funziona il gioco, nessuno dei due vince, quindi anche lì c'è sotto un messaggio che forse la scrittrice ha voluto racchiudere col titolo del libro. E in questo periodo dove comunque al telegiornale, su qualsiasi mezzo di comunicazione, si sta parlando tanto appunto di quello che succede, che è successo, che in passato, in presente, e come dicevi te, semplicemente che adesso si dà più risalto a queste cose perché ci sono i vari mezzi di comunicazione che portano alla ribalta questi fatti. Magari, ecco, è un modo per riuscire a spiegare anche ai nostri ragazzi, magari quelli un po' più grandicelli, come dicevi te, adolescenti, quello che è successo, e attraverso questo libro che ci stai consigliando in questo momento. Sì, e la scrittrice l'ha fatto anche in maniera molto molto speciale, infatti magari le persone che magari non hanno mai provato, non sanno, magari non riescono anche magari a capire come una persona che viene appunto discriminata per il colore della pelle possa sentirsi, ha fatto questa inversione anche delle due razze sociali che esiste nel libro, e per cercare magari le persone di cercare anche magari di immedesimarsi e capire magari quello appunto che succede quando la tua razza, la tua classe sociale appunto rimane come si può dire sottostante a un'altra, quindi, capito? Quindi nella vita di tutti i giorni, quindi, Bisogna stare sempre con, come dire, con le antenne elevate, e bisogna essere, partendo da ognuno di noi, buoni, bravi comunicatori per raccontare quanto può essere brutto il razzismo, quanto può essere brutto. Io ieri un ragazzino sta facendo la tesina della terza media, quest'anno qua in Italia non ci sarà l'esame come tutti gli anni, ci sarà la presentazione e la discussione tramite il video di questa tesina. Però mi ha lasciato affascinato perché lui ha parlato gli eventi, i momenti di razzismo, e poi alla fine ha consigliato dei libri, l'autobus di Rosa, uno di Nelson Mandela, insomma una serie di libri, perché dentro questi libri veramente troviamo delle risposte, ma non
che sono legate a degli ideali, sono quelle risposte di civiltà, quelle risposte che ti danno la possibilità di guardare serenamente chiunque tu incontri e gli sguardi di tutte quelle persone. Io lo ribadisco senza problemi, in questo mondo siamo tutti uguali. Bene, ben detto, sì. Francesco. E soprattutto, secondo me, in questo periodo Francesco e Antonella si sta in alcuni casi un po' sottovalutando questo tema. Bisogna adesso più che mai stare attenti, perché è un attimo per i nostri ragazzi, attraverso cellulare, computer, travisare un po' quelli che sono poi dei valori che sono valori universali, perché adesso tramite Facebook, tramite questi social è molto molto pericoloso riuscire a incappare in questi argomenti nel modo sbagliato. Antonella, a me spiace, cavolo, che siamo come al solito ritardo, ma oggi devo ringraziare Antonella perché ha portato un consiglio alla lettura meraviglioso del libro, ma soprattutto ci ha fatto riflettere su un argomento dove non si deve mai abbassare la guardia, Ben detto. Bene, allora salutiamo Lanto. Antonella, ti ringrazio tanto anche io. Ci hai portato appunto a riflettere su temi importanti legati anche e soprattutto ai ragazzi. Quindi un ringraziamento, un abbraccio, un bacio, tutto. Grazie a voi. Ciao, ragazzi. Saluta Londra. Saluta Londra, ci sentiamo presto. Ciao Anto. Ciao. Ritorniamo dal collegamento oltre Alpe, ma anche oltre la Manica, della nostra meravigliosa Antonella, che da Londra ogni volta smarmella meraviglie. Elios, meravigliosa meraviglie, cioè capisci che io ci sono sempre, Ci sei sempre sul pezzo, sei meravigliosamente sul pezzo. Sì, beh, dai, poi oggi Antonella ci ha consigliato, anche oggi ci ha consigliato davvero dei bei libri da leggere, libri assolutamente attuali, visto il periodo. Però Francesco, oramai abbiamo passato da qualche minuto le 11, quindi si avvicina il momento del super ospite, il momento importante della trasmissione. È l'ora VIP. Faccio annunciare a te il nostro super ospite. Beh, il nostro super ospite che comunque oramai sta diventando amico quasi fedele, cioè nel senso che tutte le settimane arriva con le sue chicche, con le sue meravigliosi racconti per la promozione alla lettura che dedichiamo qua in Biblioboom, che è la nostra collega Anna Enrini. Ciao Anna! Ciao, grazie per l'ospitalità, anche oggi. No, Anna, ospite super VIP mi sembra un po' troppo, ma va bene. Beh, però scusate, per noi chi è il VIP? Il VIP è quel personaggio che riesce a suscitare curiosità raccontandoci e facendoci correre anche in biblioteca di questo periodo per prendere il libro che è stato così raccontato a Biblioboom. E siccome tu lo fai perfettamente, non lo dico perché lo dice Francesco che ti conosce, sa quanto sei brava, ma te lo dico perché i nostri ascoltatori ci scrivono: ma Anna, quest'anno, ma chissà che libro. E allora Anna c'è ed è oggi con noi. Con che cosa ci vuoi sconvolgere o scolpire allora, oggi? Partiamo da un super classico che è Ragione e Sentimento di Jane Austen. È una bellissima storia, secondo me tutti i libri di Jane Austen sono delle storie molto particolari, legate al periodo storico suo, molto improntate sugli aspetti sociologici, sociali, perché si vedono molto le differenze che per noi sono, cioè non riusciamo a percepire, ma che ne so, un determinato modo di agire o di vestire è diverso a seconda della classe sociale. Questo è molto, molto interessante, ma è molto interno al testo, cioè non è quello che ti colpisce di più, perché ci sono queste storie bellissime di questi personaggi femminili
Della letteratura inglese, secondo me Jane Austen la fa veramente, è lei la più grande, lei la più brava secondo me, anche perché no, ma io ti dico il motivo, legato a questo motivo, poi ce ne sono bravissime e lo sappiamo, però secondo me è colei che riesce a raccontare meglio i posti, i luoghi. Io ogni volta che mi trovo in questi campi, in questi boschi, in questa natura, mi ritrovo un po' inglese, un po' alla Jane Austen e un po' alla dentro questi meravigliosi libri. Ah sì, Jane Austen ama moltissimo la natura e tutti gli ambienti sono di campagna, e poi noi siamo legati secondo me molto anche, ci sono più di una trasposizione cinematografica dei libri di Jane Austen, tutti ambientati in questi spazi aperti meravigliosi, quindi su quello effettivamente siamo tranquilli. Questo titolo del libro, Ragione e Sentimento, è legato alle due sorelle protagoniste del libro, che sono Elinor e Marianne. Elinor rappresenta la ragione e Marianne rappresenta il sentimento, anche se alla fine, poi chi, non so, o chi ha visto il film, chi ha letto il libro, chi l'ha sentito dire, insomma, alla fine non si capisce bene se le due parti in realtà si invertano, oppure semplicemente ogni sorella ha un po' di ragione, un po' di sentimento nel suo cuore. Questo libro, e poi è stato ripreso, questo ci tenevo ad abbinare questa cosa, è stato ripreso pari pari nella trama e diciamo nella struttura un po' dei protagonisti da una scrittrice italiana contemporanea che si chiama Stefania Bertola, che ha scritto un libro proprio che si chiama Ragione e Sentimento, solo che ha preso questa storia dalla campagna inglese e l'ha piazzata nella Torino degli anni contemporanei. E quindi viene fuori una cosa, soprattutto per chi, come me, almeno per me, che ho amato moltissimo Ragione e Sentimento di Jane Austen, rileggere e ritrovarmi questi personaggi, ma stravolti un po' nella commedia, stravolti un po' nella contemporaneità, è stato divertente. Spagna per poi, tra l'altro, una scrittrice che a me piace molto, anche lei la consiglio spessissimo, perché è molto brava a scrivere, scrive delle cose umoristiche ma leggere, quindi non umorismo così proprio impalpabile, quindi molto molto bello. Quindi le due protagoniste si trasformano in le due protagoniste originali? Si trasformano in Eleonora e Marianna, e quindi pari pari con caratteri e anche la situazione iniziale, perché la situazione iniziale di questa famiglia composta da le due sorelle, una sorella piccola e la madre, perdono il padre, rimangono senza dei grossi mezzi di sostentamento, quindi si devono adattare insomma a questa nuova realtà. E lo stesso vale per questa famiglia torinese, e chiaramente poi le modalità di gestione della trama sono un po' diverse, però è stato bello per me ritrovare questa scrittrice che a me piace tantissimo, tra l'altro una passione comune, vuol dire che anche lei ama Jane Austen quanto amo io, quindi ci siamo ritrovate. Sono due libri che secondo me, Jane Austen è una scrittrice molto brava, questo è uno dei suoi libri più famosi, c'è anche il film, un bellissimo film con Hugh Grant e oddio, mi sfugge il nome della tipa, che è una bravissima attrice inglese che adesso mi sfugge, ma comunque vale la pena di vederlo. Quindi la storia appunto è molto semplice, perché in realtà è una lunghissima storia in cui le due protagoniste sembrano un po' contrapporsi, una sembra tutta ragione nel senso di raziocinio, non tanto sì. di ragionamento, cioè persona concreta che guarda le cose concrete, l'altra tutta passione, tutta istinto in qualche modo, però poi alla fine in realtà Elinor ha una grandissima passione nel cuore e Marianne in qualche modo si ritrova ad accostarsi un pochino di più alla parte della ragione, quindi alla fine c'è un equilibrio tra le due parti, secondo me, questo è la mia opinione. Poi io, secondo me, ognuno questi classici li può leggere, li legge come vuole, perché un libro, un capolavoro, sta nell'occhio del lettore, secondo me. Cioè, sì, è vero, ci sono dei libri che vengono considerati universalmente capolavori, ma ognuno ci mette del suo quando legge un libro, quindi l'occhio del lettore è fondamentale.
Quindi penso che poi in questo libro, come in tanti altri, dipende dal carattere del lettore che si può impersonificare in un protagonista o in un altro. Beh, però sì, poi le proprie esperienze, cioè uno ci mette tanto quando legge, cioè non è un percorso a senso unico come potrebbe sembrare, non è un percorso che ha c'è uno scambio in qualche modo quando uno legge. No, però come dire, dalla trama ti rendi conto che dalle stelle alle stalle ci vuole veramente poco, ma soprattutto in che modo questi protagonisti riescono ad uscirne, iniziano a lavorare loro stessi con se stessi, come dicevi tu, le due sorelle, una più razionale, l'altra un po' più eppure sono riusciti a, attraverso una storia così, Jane Austen è riuscita ad come dire, ottenere tantissimi riconoscimenti. Ecco, è uno dei libri più letti della Austen, questa qua. E sì, poi quando il libro si trasforma in film, che non sempre la vedo bella questa cosa, no? Però quando vuol dire che comunque l'interesse è anche un po' più importante da parte di molti. Sì, questo secondo me è un film abbastanza riuscito come tipo di film rispetto al contenuto del libro, quindi diciamo che non è irrispettoso nei confronti del libro, ma si adatta bene. E che poi è sempre un rischio fare un film su un libro, soprattutto se è un libro capolavoro, perché spesso e volentieri dopo aver letto il libro si guarda il film ma si rimane profondamente deluso, non è rara come cosa, anzi. Sì, non lo... bello. E comunque, come dire, quando si parla di questi libri che magari hai letto qualche anno fa, no? Sentendo come Anna li racconti, viene la voglia di andare a riprenderlo, ma non solo questo, anche altri romanzi, perché poi secondo me l'ambiente dove venivano scritti questi libri è meraviglioso. Piccole storie che comunque sono un po' vicine al nostro modo di essere e di fare. Beh, comunque se lo rileggi dopo tanti anni sicuramente ti trovi delle cose diverse da quelle che hai provato la prima volta, quindi questo fa un po' il capolavoro, che ogni volta che lo rileggi trovi qualcosa di nuovo per te. Sì, questo a me capita anche rileggendo il classico che ho letto un mese prima, nel senso che poi con i ragazzi ti ritrovi a fare delle letture, ma trovo sempre qualcosa di importante, lo dico quando faccio i laboratori, anche quando rileggo i classici, Viaggio al centro della Terra, Il giro del mondo in 80 giorni, ho sempre una cosa nuova di cui non mi ero accorto, perciò sono d'accordissimo con te, Anna. Va bene, sì, un colpo solo, hai consigliato tre cose, due libri, un film, quindi non ti resta che la canzone. Oggi non ti potrei andare avanti, però. Allora, la canzone di oggi, visto che siamo sempre un po' in quella fascia anni 80 di cui abbiamo parlato l'altra volta, io ho scelto YouTube e la canzone è In the Name of Love, anche se il titolo assolutamente, cioè il titolo In the Name of Love sembrerebbe una cosa allegra, invece in realtà parla dell'assassinio di Martin Luther King, però aperta e chiusa parentesi, se l'ascoltiamo senza stare troppo attenti alle parole... Così, è una canzone anche molto allegra e molto movimentata, ci piace. Bene, allora ringraziamo Anna, grazie per questo. Eccoci tornati dopo l'intervento di Anna, sicuramente adesso partiranno i messaggi WhatsApp di amici e amiche, ma cos'è che ha consigliato Anna? No, ma ridimmelo un po' com'è, scrivimelo che così poi, ma non è che magari poi me lo puoi anche prenotare? Grande Anna, sempre le sue idee sfondano su Biblioboom. È vero. Allora adesso Elios si sta preparando perché dirà tutto quello che è stato consigliato oggi, no? Ci dirà un po' tutto. Siamo in ritardissimo, perciò dobbiamo volare. Vai Elios.
Eh sì, adesso Francesco partiamo con la carrellata dei titoli. E sì, che prima dell'inizio della trasmissione ce l'eravamo detti, oggi 11:30 dobbiamo finire, perfetto, 11:43. Allora, i libri che consigliamo oggi sono Lucas di Kevin Brooks, poi andiamo avanti Il bianco e il nero direttamente di Blackman Mallory, direttamente dall'Inghilterra. Antonella ci ha consigliato anche un libro della sua infanzia che è Il giardino segreto. Poi passiamo ad Anna, Ragione e sentimento in due versioni, uno è il classico di Jane Austen e poi anche la rivisitazione, diciamo così, di Bertola, scusami. E basta, ecco, i libri consigliati oggi dai nostri amici sono questi. Perciò noi allora siamo arrivati alla fine di questa meravigliosa puntata. Sono felice di essere stato con voi, ma soprattutto di aver parlato con questi esperti di promozione alla lettura, con questi grandi lettori, con chi ci può dare un consiglio per leggere qualcosa di veramente bello. Sì, bella puntata, oggi mi è piaciuta in modo particolare, sia per gli ospiti sia per quello che abbiamo consigliato, però siamo, come dicevamo prima, in straritardo, quindi Francesco, diamo l'appuntamento ai nostri amici per la diretta a giovedì prossimo e per le registrazioni che manderai in onda martedì e venerdì. Ok, perciò ragazzi, buona giornata e a giovedì prossimo, ciao! Ciao ciao!